Assolutamente. Andiamo a vedere quelli che sono i ban. Prima Eccolo qua. scelta da parte poi, tra l'altro, degli IGP che partono in difesa, decidono di togliere subito Blackbird. Temono. Chissà come Temono mai, questo eh? Chissà Blackbird. come Sì, mai. vero. Ovviamente noi ci scherziamo su, ma ovviamente è un ban Certo. estremamente mirato ad un giocatore in particolare. Lo abbiamo nominato durante il pre-partita, appunto, Daniele Miotto, MyHate in arte, che è particolarmente capace con questa classe Blackbird in particolare. La sua alternativa ovviamente è Glaz. Vediamo se schiererà la seconda classe oppure deciderà di giocare con qualcos'altro. Ma il L'altro 90% secondo me sì, la schiererà. andrà di Glaz, secondo te? Anche Sì, secondo sì, me. sì, sì, sì. Lato comunque ai Domina ci sono due classi strutturali molto importanti, ormai in meta abusate probabilmente, e che vanno giustamente ad essere tolte proprio per lo stesso motivo: Lion e Mira, l'operatore attaccante più forte e l'operatore in difesa più forte, ma anche Valkyrie scelta dagli IGP sempre per voler limitare notevolmente le capacità anche difensive poi quando sarà del team ai Domina. Vi ricordiamo che questa Best of One è composta di 10 round, di cui 10 in attacco, 5 in attacco e 5 in difesa, quindi si giocheranno lo stesso numero di round sia in attacco che in difesa per entrambi i team. E subito che si parte con la stanza del console, e quindi la Esatto, difesa piani più nei superiori. piani superiori, con l'aggiunta di Pulse, evidentemente Best, che tra l'altro anche lui è giocatore di PS4. Ah, io non conosco, Sì. perdonami. Non ti preoccupare, quelli di PS4 li conosco tutti io, non ti preoccupare. Esatto. Quindi E non sei c'è tu pericolo. Eh l'esperto, beh, quindi. eh Certo. beh, eh beh. Eh Vediamo un sì. po' adesso l'organizzazione dall'alto di questi giocatori. Questa difesa abbastanza classica come inizio su consolato. Bella torretta del male per avere il controllo totale della bomba di B, come ovvio che sia. Presumibilmente l'altra andrà verso l'altra bomba. Xemnas che rifinisce alcuni dettagli, appunto, come dicevamo, la sua grande capacità nella conoscenza del gioco in generale. Lo vediamo tra l'altro trasposto con un operatore nuovo per i miei occhi, perché giustamente non vedo Xemnas giocare da un pochino di tempo, e ovviamente Maestro è un operatore relativamente nuovo, anche se ormai è stato un po' di tempo, però chiaramente da quando non vedo più Xemnas non l'avevo mai visto giocare, non mi pare di ricordarlo di averlo visto giocare con questa classe. E mentre è partito questo primo round, vediamo ora l'offensiva come si disporrà. Sembrano già pronti per conquistare B, velocissimi. Questi ai domina. Tra l'altro Maiette ci ha stupito entrambi, caro Giulio, ha deciso di schierare Sì, Capitao. ci avrà sentito come sempre. Si smentiscono prontissimi. Vediamo Ivana subito. Cerca il pixel pick. Oh, sorprende maestro, signori. Sbaglia Uno in meno Xemnas. già Grave per errore. gli IGP, va a creare subito una breccia per le scale gialle con le sue Kairos qua in copertura. C'è Atroci, Section ancora a caricare la dose, 5v3 signori. IGP un po' spiazzati su questo inizio. Ai Situazione domina, difficile. sì, ai domina. Attenzione Rubeb però risponde, francobolla Section. Con il suo Vigil, attenzione, vediamo se Atroci va a sorprendere i bani, invece no! Fermato, sgambettato, signori, attenzione. Bravissimo qui Axima ad aspettarsi il tentativo di trade da parte di un avversario in arrivo sul Potrebbe compagno uscire morto. Rubeb, va a sorprendere, due rappellati, attenzione! Mamma mia Rubeb, ristabilisce la parità a 1 minuto e 20, un po' di ingenuità ancora! Tattoo, signori! Rimane solo Siron. Grave ingenuità sull'attacco. Disastro. Disastro totale. Mamma mia. Era partita tanto bene questa partita per gli Edomina, ma poi si perdono per strada, buttano all'area. Bravissimi ovviamente gli ultimi rimasti da parte degli IGP. Vediamo 5 kill ovviamente in due persone. Rubeb soprattutto ha fatto il miracolo uscendo fuori, quel run out pazzesco che ne ha portati a casa 2. Però nel complessivo gli Edomina si sono letteralmente persi in un bicchiere d'acqua. Davvero un grandissimo peccato, perché stavano portando a casa un round, ormai hanno fatto tutto, ma stava forse a velocizzare un pochino la fase di inserimento. Sì, anche mancava proprio la copertura, secondo me è un errore proprio ingenuo. Cioè, due rappellati su una finestra, secondo me,
non ha nessun senso. Pensavano, secondo me, di averla già in mano, di aver già in mano il primo round. Si sono rilassati. Invece... Sì, esatto, secondo me sì. Vabbè, raga, sta partita è andata, o meglio, questo round è andato, l'abbiamo vinto. invece sì. No, non è andata esatto. Così. Secondo me l'hanno pensata un po' così, invece sono stati bravi i GP a cogliere in sorpresa l'attacco ai Domina, e complimenti. Ora arriva una situazione molto interessante. Gli GP sono costretti a dover difendere altrove, vanno a difendere in garage, presumibilmente gli Domina se lo andavano anche aspettando, tanto è vero che hanno schierato doppio breacher, infatti c'è sia Ibana che Termite. Il problema è che non c'è in realtà un supporto tattico a queste due classi, ossia non c'è un operatore in grado di poter andare a distruggere le batterie direttamente, quindi ci si aspetta presumibilmente di andare per forza di cose a conquistare la stanza di pianoforte. Sarà importantissimo dunque dall'altra parte per gli IGP Hydra dover difendere ad ogni costo e con ogni possibilità che hanno a disposizione la stanza di pianoforte e tutti gli annessi, anche la zona di bagno, tutta questa parte di questo piano che sicuramente saranno il punto cardine dell'attacco. Sì, anche perché Smile dovrà cercare sicuramente la verticalità per andare a distruggere le cariche di Bandit, e se va a mancare lui le cose non si mettono bene, secondo me, per la squadra del Divisione. Tanto notiamo come l'inserimento voglia essere quello a partire dall'ultimo piano per farsi strada. Atroci evidentemente lo sa, anche si fa una passeggiata in roaming da solo, un lone wolf letteralmente, tutto tranquillo lui. Sì, diciamo che questo giocatore, se si accende, inizia a fare le stragi. Eccolo qui che inizia, apre le danze, doppia kill! Franco Bollati entrambi, signori. E qua la Claymore stavolta, la copertura di My8 che va a distruggere Best. Rimangono sempre in inferiorità numerica, però gli Domina, vediamo se riusciranno ancora. Atroci, te l'ho detto! È sempre lui, no. Mamma mia, che spettacolo! sì. Che spettacolo, ragazzi, sì, tripla sì. Kill. E beh, qui ha fatto tutto anche lui. Anche le scorse giornate ha dato veramente spettacolo quando abbiamo seguito in streaming, veramente... Complimenti a questo giocatore. Sta mettendo a sedere assolutamente gli Domina. Attenzione qua, velocissimo. Ed è sempre Atroci, quadrupla kill. Io urlerei in coro, lasciategli l'ace per questo round. Eh sì, raga, fate partire l'hashtag, lasciategli l'ace. Lasciate l'ace ad Atroci, lasciate l'ace ad Atroci. Dai con quest'hashtag. Qua Siren. Il duello. Ed è duello. Sì, ed è proprio qui. Ace, ragazzi. Eccolo. Attenzione qui. Mamma mia, sul secondo round. Complimenti ad Atroci. Ha fatto tutto lui il roaming. Che stile, signori. Attenzione, 5 kill di fila. Atroci qui ha letteralmente scritto una pagina negativa terribile nei confronti della formazione Domina. Tra l'altro Atroci, che non era riuscito a fare neanche una kill nel primo round, ha deciso, vabbè, adesso mi rifaccio tutto nel secondo, non vi preoccupate. Mi surclasso allegramente. Gli ho dato un po' di energia e si è scatenato. Appena detto che se si accende questo giocatore fa le stragi. Atroci Tech My Energy. Esatto. Qui. Allora, adesso la situazione è abbastanza complicata, perché gli GP sono a questo punto costretti a dover difendere il loro terzo presumibile site, tanto è vero che schierano una difesa notevolmente particolare, come potete notare il triplo pesante, triplo ACOG schierato e addirittura l'aggiunta anche di Legion, evidentemente una difesa che vuole rallentare notevolmente gli avversari. Difesa, tra l'altro, nel piano di mezzo, difesa difficilissima da dover tenere, però la prospettiva presumibilmente è quella di cercare di uccidere quanti più avversari possibile prima che questi riescano ad avvicinarsi anche solo alla struttura, magari anche con qualche spawn kill. Non oserei dire run out, perché run out è difficile con queste classi, però magari è anche possibile. Secondo me qualche spawn kill arriverà, o almeno ci proveranno sicuramente. Per ancora intimorire maggiormente gli Domina, anche perché hanno un calo sicuramente psicologico elevato al momento. E Domina, che dal canto loro comunque decidono di schierare uno scudo. Forse si aspettavano questa difesa a questo punto, ovviamente, o questa o Visa, arrivati a questa altezza del gioco, dopo aver comunque eliminato
Attenzione, eccola qui, la prima, il primo tentativo di spawn kill. Stiamo forse perdendo. Era best. Non arriva questo spawn kill. Nonostante tutto decidono tutti di temporeggiare. Però da qui forse la lettura bellissima da parte di GP di provare da prima. Ed è sempre eccolo lui. Qui Atroci, mamma mia, fire questa sera, signori. Si è acceso, ragazzi. Va a togliere Jackal, va a togliere un appendino molto importante per gli Domina. Per il roaming devono assolutamente gli Domina reagire e andare a conquistare i piani superiori. E qua il pixel pick, tra un po' si stava per fare anche una seconda kill. Ancora che prova lo spray and pray. Tra l'altro ferisce anche Smile, incredibile. Sì. Toglie 20 HP. Tentativo di run out a questo punto. Ci sta pensando su. Molto confidence Atroci, sta facendo veramente una bellissima partita. Sta facendo perdere un sacco di tempo agli Idomina, che sono praticamente paralizzati all'esterno. Basta solo una call, secondo me, da Visa per andare a sorprendere quei due giocatori. Secondo me non hanno neanche messo la Claymore. Ecco, appunto, anche un Montagne rappellato in quella posizione non è il massimo. Ancora Sledge prova a crearsi una breccia. Ancora Robeb che ricara la dose, 3-5. Sono bloccati questi Idomina. Difficilissimo. Oh, irriconoscibili. Tra l'altro è anche... Ora la situazione si complica anche perché avere Montagne in questo tipo di situazione diventa un handicap. Perché comunque è un giocatore che non ha un'arma... A raffica da poter usare. Quindi sostanzialmente hai solo due giocatori con il fucile e uno che di fatto può parare i proiettili per una squadra che però adesso è decimata. Quindi diventa difficile, molto difficile. Le classi più importanti sulla fase iniziale non ci sono più. C'è solo un supporto. Intanto qui la caccia all'uomo. Però intanto attenzione Batman riesce con i suoi col suo mantello a spegnere, esatto, la torcia umana di Atroci, l'ira di Atroci ristabilita nel mentre la parità. Mancano 35 secondi al termine di questo round. Attenzione, il duello ha rischiato anche una sovrapposizione nel frattempo qua Batman. Sì, è entrato, è partito l'inseguimento. Sì. Sì, c'era Sledge che aveva fame di kill. Smile, col drop, ma signori. Il drop, vediamo cosa riusciranno a fare. Vanno sul plant. Al pelo con la botola. Attenzione, la copertura. Mamma mia, Xim si accende. 3-2. Senza pararsi, arriva il plant di Doc. Lo schiaffo. Su best, signori. Rimane solo Echo. Prova il prefire. Qua si accende, signori. Fa vedere. Lo ha chiuso dentro. Che passa è fatto, Montagna, sì. Non si può più far nulla, ragazzi. L'ha chiuso dentro, ormai è finita. Batman si è trasformato, è diventato un boiler, praticamente. L'uomo porta. Sì. Ormai non c'è più nulla da fare. Qui Axim è stato meraviglioso, meraviglioso, c'è poco da dire. Una prestazione superlativa. Evidentemente è il meta con lo scudo che funziona per i KD. E lo chiude così. E forse era anche ora che schierassero una classe del genere, una nuova strategia. Sicuramente una strategia che la prima volta che la proponi ti fa questo effetto. Io direi di riproporla parecchie volte, non solo una. Magari fatecelo vedere più spesso questo Montagne degli Idomina così bravo, così capace. Perché no? Ha saputo totalmente salvare un round che era praticamente perso, Giulio. Erano... 5 contro 3, erano 3 contro 5, sono riusciti comunque a clecciare, a plantare e poi alla fine a chiudere l'ultimo avversario all'interno di bagno disperato che non poteva fare più nulla. Miracolo, miracolo davvero. Sì, grande freddezza di Montagne che, ripeto, questo round l'ha risolto lui senza togliere nessuno agli altri, però insomma ha dato lui una svegliata, una scossa un po' al team. Tanto notiamo come appunto a questo punto gli GP possano ritornare comunque sulla loro prima difesa, presumibilmente la loro difesa più solida, quella al piano di sopra, dove non hanno avuto praticamente nessuna difficoltà con questi, anzi no, hanno avuto comunque un po' di difficoltà, sono andati poi a risollevare soprattutto con il flank e l'uscita di Rubebe che è stata meravigliosa, da lì sono riusciti comunque a portare a casa il round. Ovviamente non possono andare a ridifendere ancora in garage perché il parametro di rotazione per quell'obiettivo è ancora attivo anche solo per quest'ultimo round.
si va comunque in un site un po' più sicuramente sicuro. Agiato. Eh sì, perché sì, comunque evidentemente gli EGP sono rimasti un po' pochino traumatizzati, nonostante avessero tutto sotto controllo. Probabilmente la difesa migliore è stata proprio quella, l'ultima difesa, dal punto di vista pratico, che però ha portato un risultato inaspettato, appunto, del miracolo da parte della squadra avversaria, che li ha demoralizzati un po'. Però, a conti sì, fatti, forse la terza e ultima difesa in realtà mi è sembrata quella più solida dal punto di vista pratico proprio del gioco. Sì, secondo me hanno fatto un po' il gioco che hanno fatto i Domini all'inizio, nel senso, hanno fatto tutto bene nel round, nella fase iniziale di questo round, di questo ultimo round, e poi si sono andati un po' a rilassare, pensavano un po' di averla chiusa lì, e niente, Montagne li ha sorpresi in maniera magistrale. Resta comunque da dire che quel site in particolare è veramente difficile da mantenere in controllo. Si riesce ad uccidere molti avversari nel momento in cui questi non sono ancora entrati all'interno dell'obiettivo, ma nel momento in cui questi hanno fatto, diciamo, il passo, il salto della guaglia, a quel punto la situazione diventa veramente difficile da mantenere in controllo, soprattutto una volta che gli avversari, gli attaccanti sono entrati al piano superiore e ne hanno conquistato una grossa fetta. A quel punto, tramite la verticalità, tramite diverse questioni in genere, il site diventa difficilissimo da difendere, e a quel punto infatti la situazione può precipitare. Certo, non ci aspettavamo una precipitazione così veloce, però... Attenzione, eccolo qui a Troggi, però, indiavolato! Sempre lui che comincia le danze, niente da fare. Sì, almeno una sì, kill se la deve sempre portare a casa. Lui adesso sta 7-2. Solo Axime gli tiene testa. Sì. Bellissimo qua, Siren qui. È qua un po' di ingenuità, però. Poteva evitare questo pick dalle scale. Atroci vuole troppo. Vuole troppo, vuole risolverla da solo, e questo è il risultato alla fine dei conti. Peccato, perché in effetti aveva fatto un'ottima kill iniziale, però poi ne vuole un'altra e un'altra ancora. E non... Sì, sì, è aggressivissimo. La sta giocando veramente con tanta aggressività. Manca l'ultimo minuto di questo quarto round, ancora paralizzato la fase offensiva degli Eidomina. Sì, perché gli Eidomina si aspettano un attacco, perlomeno un tentativo di flank, un'uscita che poi ha caratterizzato le difese degli IGP finora, e che però adesso anche gli IGP stanno facendo un pochino il punto della situazione. Evidentemente è stata fatta anche una call da parte dello stratega della squadra, forse l'in-game leader, o chissà, magari anche proprio il coach che sta vedendo la partita li avrà rimproverati presumibilmente, dicendogli: ma che cosa state facendo? Perché li aggredite così tanto? Rallentate il passo, aspettateli. E infatti sta funzionando. Ora sono gli Eidomina che in attesa buttano via secondi importanti. Ne rimangono soltanto 21 all'appello per portarsi a casa il round. Pena ovviamente un'ennesima sconfitta e ritrovarsi sul 3 contro 1. E qua ancora l'ingenuità un po' di Rubeb, che va a costare il caro. 4 vittorie in azione. Tatu però reagisce anche il maestro. Uno il giuriato, lo schiaffo di Smile, 2v2, 4 secondi, anzi 3, 2, 1, ancora Tatu che impierisce, 1v2, niente da fare, per timing, ottima difesa, però un po' incertezza dalla parte degli Eidomini. Sì, gli Eidomini hanno questo grandissimo difetto di aspettare troppo gli avversari, sono troppo passivi, sono davvero troppo lenti, soprattutto in quest'ultimo attacco lo hanno dimostrato. Nel momento in cui hanno quel vantaggio numerico che gli permetta di potersi portare avanti, prendono confidenza e vanno per il loro percorso, altrimenti semplicemente si limitano ad aspettare i loro avversari. L'unico che in realtà ha smentito questa filosofia per adesso è Axim, che nonostante appunto anche quando era equipaggiato di scudo e pistola ha comunque ha avuto un approccio differente. Morto Axim comunque non c'è stato più niente da fare anche per quest'altro round. Vediamo, si sono basati tutti sulla fase, sul plant. Aspettavano la condizione ideale per entrare, secondo me, all'interno del side e plantare. Però, secondo me, era un suicidio. Anche perché sotto c'era Pulse prontissimo su piano a sferrargli il C4. E poi erano tutti in posizione. Il restante della difesa era in posizione per fermare un possibile plant. Hanno sicuramente aspettato tanto, hanno sperato che gli IGP facessero lo stesso errore fatto in precedenza sulla difesa al piano di mezzo. Qui però
Gli Idomina, se non altro, ci fanno un altro bellissimo regalo. Ci ripropongono lo scudo, evidentemente ci hanno ascoltato le nostre preghiere, ma hanno ascoltato anche le tue per quanto riguarda Maietti. Infatti, eccolo qui. Arriva anche lui. Attacco. Sì, mi ha un po' sorpreso. Scusami, vai. No, figurati, ma ci tenevo a dire come appunto un attacco per con sei fumogeni, dico sei, ragazzi. Vuole essere evidentemente un attacco proprio per il fast plant, chissà, magari un Glaz che toglie le batterie dall'interno della porticina di scale gialle per poi subito portarsi al plant senza pensarci eccessivamente, cosa che in effetti sì, anche a vedere dalle classi e dalla posizione del respawn suggerirebbe. Vanno subito a prendere i piani superiori. Mi stupisce un po' questa presa addirittura del terzo piano. Per paura. Eccolo qui, c'è anche Rubeb. Al posto di Atroci questa volta. E Rubeb si prepara l'uscita. Sì, ti stavo dicendo, mi ha un po' stupito il round precedente di My 8, che aveva preso, se non erro, Zofia al posto di questo Glazzone. Secondo me, appunto, serviva un operatore. Può servire rispetto a Zofia in questi casi, in questo site, magari. Qui Axim abbastanza disperato e anche infastidito. Sta avanzando per tutto il team, pur non avendo in effetti compagni che lo vadano seguendo, nonostante lui appunto sia progettata come classe apposta per essere giocata in compagnia e non sicuramente da solo. Infastidito anche perché aveva probabilmente spottato un avversario, lo stava inseguendo, ha dovuto pestare una Q e di conseguenza rallentare il passo. Sperava che uno dei suoi compagni subentrasse in quel momento, non è stato così. In effetti lo hanno lasciato un po' abbandonato a se stesso. Qua rischia moltissimo, c'è vicino, se non erro, Best. Mentre hanno conquistato tutto il piano, li domina. Stanno andando a favorire appunto l'apertura. Attenzione! Il canestro! Che volo! Mamma mia, Sviperò! Subito che ristabilisce da parità. Risponde a dovere. Ancora silenzioso questo Kakan in roaming. Prova ancora Atroci a sorprendere la difesa. L'attacco, scusate. Il pixel pick! Il tap di Smile. Sull'uomo torcia. Besta a questo punto abbastanza disperato, sta rientrando all'interno del site anche perché è rimasto solo lui e Xemnas, ci spera nel miracolo del panetto, non riesce. Niente da fare, non verrà convocato in NBA, attenzione, prova il pick, bellissimo il pick di Besta su Siren, 3v2 nel mentre qua c'è un res, 30 secondi al termine, devono velocizzare la manovra offensiva, 2v3, ancora non è chiuso il round, un po' di incertezza, riorganizzazione da parte degli Idomina. Ora 15 secondi al termine, vediamo, entra un altro schiaffo, mamma mia, inarrestabile Stoxim con il Batman, ancora tiene 5 secondi al termine, deve andare sul plant, signori, che attacco. Oh, finalmente un attacco buono da parte degli ID, peccato che sia arrivato solo all'ultimo, peccato che abbiamo dovuto aspettare l'ultimo attacco degli Idomina per vedere le classi migliori della formazione giocate in combinazione, anche se poi alla fine non sono state in realtà valorizzate così tanto, però Axim negli unici due round in cui ho giocato con lo scudo ha vinto quindi direi che presumibilmente se li avesse giocati tutti questi round in attacco con lo scudo magari avrebbe potuto realizzare anche più di due round, ed è un peccato che non lo abbia fatto. Sì, secondo me magari non si volevano svelare totalmente questi Idomina. Ma diciamo anche in un campionato dove finora le hai perse tutte e sei in netta difficoltà, non è che puoi tenerti tante carte nel mazzo. È ora di giocarti pure gli assi se puoi. A questo punto ti devi giocare tutto. Ragione. Se hai l'asso di briscola te lo giochi e basta. Ormai quello che è da giocare è da giocare, deve essere giocato. Sennò stavano optando per un'altra strategia. Comunque sta di fatto che questo Axim fa giocare molto bene il Montagne, gli faccio i miei complimenti. Bella sorpresa questo Axim, cioè ci sta piacendo davvero. Sì. Forse potrebbe essere valorizzato di più dal resto della squadra, soprattutto quando poi gioca come appunto come con lo scudo.
Adesso lo vediamo, tra l'altro, con un altro ruolo abbastanza di supporto, con una classe che fa sia da ancora che comunque con una classe tecnica, che non è volta a giocare solo di skill ma anche un po' di intelligenza. Evidentemente a sottolineare quanto questo giocatore in effetti sia particolarmente preparato anche da quel punto di vista. Lascia le classi per fraggare agli altri. I GP che attaccano in una maniera completamente diversa rispetto agli avversari. Molto aggressivi. Doka Ebi. Praticamente Doka Ebi mai vista dalla formazione di Domina. Mm-hmm. Non la ricordo. No. Hai ragione. Mentre vediamo come si dispongono i GP. Vanno a prendere il tetto di consolato. No, tutti alla caccia di My Hate, suppongo, in questo momento. Sì, adesso è un po' chiuso, infatti sono disposti bene per conquistare admin in maniera abbastanza veloce. Tutti pazzi per Daniele. Nuovo film, eccolo. Arriva. Eccolo qui, catturato da Best. Terminato. Non ha dato il gran filo da torta, attenzione, il push di Ying su admin. Poi vediamo qua che lo chiamano a casa Section. Ringraziamo Vodafone, grandissimo partner di SL. Non ci mette tanto a spegnere Section. Tra l'altro potremmo chiedere ad Ubisoft di fare una skin apposta di Doka Ebi con Vodafone. Sì. Apposta, sì. Non sarebbe niente male davvero. Doka Ebi Elite. Operatrice Vodafone la potremmo chiamare. E qua nel frattempo ancora Atroci. Rimane solo Siren. Difesa da buttare da parte degli Idomina. Vediamo se Siren riuscirà a fare il miracolo. Altra smoke per rallentare il push. Vediamo la lanciatrice di fulmini. Ancora che provano sul plant. Eccola qui che entra. Addirittura di no scope. Perdono il plant. Grave ingenuità, niente da fare. Per fortuna Rub ha davvero tanti colpi nel caricatore. In effetti lì l'unico vero grande errore da parte di GP era entrare nella bomba di appunto Visa senza pensare, o meglio senza sapere dove fosse quest'ultimo avversario. L'abbiamo notato, infatti lo hanno trovato in maniera abbastanza randomica all'interno della stessa bomba. Non è stato chiamato evidentemente da nessuno. Atroci ci ha provato, ovviamente non ha funzionato. E finalmente... Sì, una difesa, appunto, un site mai giocato fino adesso su questa partita. Secondo me gli Domina volevano un po' prendere sorpresa i GP, ma non ci sono riusciti. Unico site proposto, tra l'altro, non proposto dagli GP, lo andiamo a vedere dagli Idomina. Non penso che lo andremo a rivedere, anche perché stanno subito cambiando idea, vanno comunque in una difesa molto più blasonata, la più gettonata in assoluto ormai da 2 anni a questa parte, cioè quella all'ultimo piano. Qui Mayet, disastro totale, si viene ferito da un compagno, Section tira una impact terribile, ferisce se stesso oltre che all'alleato, lo lascia davvero in fin di vita. Brutto segno per GD. Peccato. Un round che inizia non davvero male. Non posso immaginare che cosa si siano detti. Eh sì, li saranno volate carezze poco velate, diciamo così. Sicuramente affermazioni di pieno supporto e di morale. Sensazione di squadra. Però gli EGP dal canto loro comunque stanno perdendo un po' la concentrazione. Qui 4 droni buttati su 5. Sì. Solo quello di Best è sopravvissuto. Sicuramente non è una cosa che va a sottolinearne la concentrazione. Sembra quasi che stiano giocando un po' con troppa leggerezza su questo attacco. Sì. Siamo ora alla disposizione di questo attacco. Tra l'altro, sembra stata. Sì, scusatemi, Besta, da come si muove sembra che abbia ancora il pad. Non,
Io non la vedo come un'offesa, sia ben chiaro. Lo stai insultando? Ah, ok. perché su PC questa cosa va di moda come offesa. Io non la intendo in quel modo, anche perché ho un profondo rispetto per i giocatori console, quindi. La predanza, attenzione, atroce, cattivissimo su Siren. Che riscattano gli EGP. E qua potrebbe esserci il tap, nulla da fare, Section. E qui non si fa sorprendere. La leggerezza di GDGP, la leggerezza. Questo round è stato letteralmente regalato. Si è partiti con troppa leggerezza. E questo è il risultato. Quando tu inizi un round pensando di averla ormai in tasca questa partita. Tra l'altro è una best of one con 10 round, non è mai in tasca fino a quando non arrivi a quel maledettissimo 6. Quindi è importante riuscire a rimanere concentrati per tutti e 10 round, se serve fino al decimo round. Mai cedere il passo prima. Mai. Perché poi questo risultato, se ritrovarsi in 2 contro 4, senza avere il controllo praticamente di nulla, separati, cercare anche di radunarsi disperatamente e poi... Eccolo qui, ancora Section, sembra entrato in partita. Ma viene atterrato. Potrebbe provare il bait. Qui l'errore da parte di Best a cercare di concretizzare. Ed eccolo qui. Anche Best che regala qui letteralmente una kill facile ai suoi avversari. Cerca di andare a concretizzare una kill di un avversario atterrato e totalmente isolato, quando è ovvio che poi i suoi compagni sicuramente non resteranno a guardare, anzi cercheranno di chiudere su l'unica posizione che gli interessa, cioè appunto l'unico avversario rimasto in vita. 4-3, ottimo da parte degli ID, che recuperano un po' di respiro. Certo che stanno tentennando un pochino, e solo quando sono gli EGP che peccano in qualità, come soprattutto in questo round, sono appunto riescono a recuperare qualcosina. C'è bisogno del salto di qualità, c'è bisogno di quell'axim superlativo che abbiamo visto in attacco con lo scudo, c'è bisogno di un gioco di squadra collettivo anche da parte degli Edomina più concreto. Ora che arriva anche la seconda difesa obbligatoria, ovviamente si va in lobby, si va altrove, non si va tra l'altro in garage, scelta interessante anche perché evidentemente forse un po' per baitare gli avversari ha funzionato, infatti gli GP schierano una formazione che è perfetta per attaccare il piano di garage, come già detto. Come già nominato. Ma se non erro, gli Domina, se non mi ricordo male, piace molto giocare in lobby. In Eurocup forse contro gli spagnoli. L'avevano proposto e l'avevano vinto su site. Attenzione, qui abbiamo un Giulio che ci tira magari fuori. Magari ho detto una fesseria, però insomma, io mi ricordo che gli Domina avevano giocato molto bene contro i Vodafone Giants. Sì, è vero, se l'erano davvero lottata, poi alla fine è andata in favore degli spagnoli. Poi è andata male, però sì. Insomma, diciamo che erano altri i Domina guardando il confronto da questa sera, ecco. Tanto qui notiamo come Smile voglia difendere all'interno la zona di server, seppur per adesso nessuno degli avversari sta puntando in quella direzione. Si aspettano evidentemente un attacco da est che presumibilmente non arriverà, visto e considerato lo spawn degli avversari, che sono partiti tutti praticamente dall'altra parte opposta della mappa. Se tappano il tutto, i GP qua rifiniscono alcuni dettagli importanti. Rubeb posiziona una Claymore che presumibilmente sarebbe stata la sua nemesi quando aveva giocato in difesa. Ricordiamo appunto sul primissimo round quel suo run out che ha portato a casa due kill fondamentali per la conquista del primo punto. È proprio in push. Vediamo che entra tutto solo. Attenzione, Pixel Big. Stava per Franco bollare la testa di Castle. Parisce qualcosina. Attenzione, va in drawing. Qua Section apre le danze. Il GP un po' in difficoltà su questi ultimi due round. Ora Droning in attesa. Ottimo lavoro, gioco di squadra da parte di GP. Mentre la croce pian piano va a chiudere Siren. Addirittura con la pistola. Eccolo qui, cerca di sorprendere. Nulla da fare, Siren terminato. Altro push.
Cross action però che detta legge su questo round. Rimangono in tre gli GP un po' in difficoltà. Montare il maestro all'interno del bagno in attesa, qua c'è il flank, nulla da fare, Mayet sembra rientrato in partita. Ancora il duello, Tatum cerca di... Wow! Rischia moltissimo Termite ancora però dall'altro lato, ottima copertura da parte di Termite su Thatcher. Rimangono 55 secondi, devono velocizzare l'attacco, 3v2. Vantaggio numerico per l'offensiva. Vediamo come se la giocheranno. Stanno provando ad inserirsi entrambi sulle scale gialle, tanto è vero che a questo punto Dudu infatti cambia direzione, decide di andare a fare un attacco bilaterale. Il problema è che Xemnas praticamente lo segue come un cagnolino, vuole al contrario andare insieme, giocare di squadra in coppia. Rimane solo lui, 3v1, vediamo se riuscirà a fare la magia, attenzione, 2v1. C'è... giocatore dall'alto sta provando il flank, è prontissimo mentre maestro, e qua viene sorpreso Axem. Ci ha provato Xemnas, ci ha provato, onore al merito, però chiaramente qui gli Aedomina hanno mostrato finalmente un round notevolmente di qualità in difesa dopo appunto il round precedente vinto magari anche come regalo da parte di GP. Questo è stato veramente vinto di qualità. Qui ora sono gli Aedomina che ci piacciono, finalmente vediamo appunto una squadra di GD che si sta vendendo bene, che si sta mostrando bene. 4-4 il parziale finora, la possibilità addirittura di puntare a vincerla questa partita dopo averla iniziata in maniera disastrosa e aver affrontato dei round difficilissimi in attacco, ora che si sta difendendo la loro buona stella evidentemente sta avvolgendo bene tra round che gli GP gestiscono male e altri che invece gestiscono loro. Aedomina molto bene, finora ottimo 4-4, partita combattuta come giusto che sia. Sì, grande recupero degli Aedomina, te l'avevo anche detto, stavolta te lo dico, te l'avevo detto che su questo side gli Aedomina ci stupivano e finalmente si stanno riprendendo, anche perché mi è dispiaciuto fino adesso Mayet non è riuscito a dare grande spettacolo come sa fare. Me lo conosciamo, piano piano sta un po' carburando, un po' come il diesel, si è scaldato. Se non altro, vai. Onore anche per gli Aedomina, anche per la loro scelta tattica. 4 site differenti in 4 difese diverse. Loro hanno giocato 4, questo è il quarto round che stanno giocando in difesa e... è la loro quarta difesa diversa, cioè vanno a difendere in garage che era l'unica difesa che non avevamo visto schierata. Questo sicuramente è segno, se non altro, di grandissimo impegno da parte dei ragazzi di Aedomina, che ci stanno provando davvero a risollevarsi dopo un inizio di stagione drammatico e difficile, con tanto tanto studio. Forse consolato è un po' nelle loro corde, avendo la vista giocata più volte, appunto tu hai ricordato come anche sull'Eurocup è stata proposta. Però intanto avere 4 difese diverse non è cosa da poco, non è cosa da tutti soprattutto, soprattutto su consolato, dove in genere molte squadre tendono a proprio a diciamo denigrare un site in particolare. Si cerca sempre di giocare più sui site dove si ha confidence, cercando di portarsi a casa piuttosto che averne davvero così tanti da proporre. Vero. Tanto qui. Attenzione Caveira. Cattivo qua Mayay. Vuole fare la boa. Molto pericoloso, però c'è da dire che comunque le bombe sono ancora al piano di sotto, quello più interrato, quindi di fatto bisognerà conquistare se non altro il piano superiore. Piano superiore che in effetti può essere forse anche un po' ignorato dalla formazione degli GP. Come possiamo notare hanno in effetti anche classi per poter andare alla breccia del cancellone senza troppe questioni, Sì. Attenzione, apre le danze, best! Cerca la verticalità, ci riesce, pur avendo Castle qui su bagno. Sì, tra l'altro Sarion ora è rimasto da solo, stanno braccando praticamente tutti su di lui, gli stanno per aprire anche le porte di Castle intorno. Attenzione, ecco, ragazzi! Ci mette una pezza. Distrutto Sarion, rimangono i tre che domina su questo site. Ma niente,
provare la doppia, niente da fare. Tu fermar anche Caveira, niente interrogazione. Non per questo round, se non altro. Molto difficile. Smile ora assediato da ogni lato. Praticamente sta per arrivare anche la breccia del muro. Tanto è vero che deve tornare indietro. Un ottimo lavoro da parte degli GP. Comunque, cerca il piedino qua. Il maestro Smile che è costretto a ritirarsi. Action può provare un flank. Forse lento. Attenzione, Tatu! Rimane solo Section fuori sight. Niente. Sorpreso da Rubab. Disastro totale su questo round. Non c'è stato molto da dire. Gli GP bravi a aver conquistato chiaramente la parte di bagno subito, troppo velocemente. Gli Domi non sono stati in grado di holdare soprattutto quel settore. Una volta conquistata poi la verticalità, è stato impossibile per i difensori del periodo di sotto riuscire a fare qualunque cosa. Un flank che poi è arrivato anche troppo tardi. Bravi gli ID, mi sono piaciuti anche se a fasi alterne. Purtroppo però ora è il grande dubbio se arrivare a perdere l'ennesima quarta partita oppure andare perlomeno a cercare di portarsi quel punticino per un pareggio contro gli GP Hydra. I GP Hydra che invece sono stati la grandissima sorpresa per questa nuova season. Ci hanno mostrato veramente i denti, sono stati pericolosissimi. Una bellissima posizione per loro che sono comunque nella parte alta della classifica, sebbene comunque dietro i nomi storici, però ci siamo, siamo sul pezzo, siamo un ottimo punto, sicuramente un'ottima, grandissima rivelazione. Oggi schierano una formazione ad affrontare gli Edomina, non hanno avuto vita facile, hanno la possibilità di portare a casa il round, se non altro hanno già vinto praticamente almeno un punto, la possibilità di chiaramente di triplicare questo risultato per stasera tramite un unico ultimo round. Sì, perché poi se dovessero vincere appunto gli Edomina, c'è il pareggio. Ultima difesa ID. Vediamo. Guarda come si organizzeranno al meglio queste domina. La giocano per il pareggio. Tra l'altro qui una via di fuga? O forse solo una traiettoria? Non sembra essere sufficiente per riuscire a passarci fisicamente. Sembra essere solo un punticino dove uno possa sparare ad occhio e croce. Per sorprendere magari un possibile push da scale. E mentre è partito questo round, match point. Cosa opteranno gli GP? Se andranno appunto da admin o meno? Sembra di no. Stanno cambiando completamente direzione. Di presenti in amministrativo si stanno domandando perché gli abbiano aperto tutte le finestre per poi non andare a cercarli. Bellissima questa trovata di GP che è servita soltanto da diversivo quell'apertura di finestre per poi andare in tutt'altra parte. Si inseriscono sneaky sneaky, quasi fossero dei ninja all'interno della struttura. Da notare qui Atroci praticamente ha percorso metà della mappa al piano terra senza che nessuno in effetti lo vedesse in alcun modo. Piccolo ninja silenzioso attende la call. Atroci non si fidava dei suoi compagni. Prova il ping, vediamo se riesce a terminare. Maestro non passa, non wall banga. E però ci pensa best dal piano di sotto. Attenzione best, signori, qui l'ottima giocata da parte del giocatore degli GP Hydra. Bellissima kill questa. Aprono le danze nel migliore dei modi. Vediamo ancora Smile in roaming. Qua prova il pick. Qua facile kill da parte di Siron. 4v4 però viene appunto flashato da Rubab. Vediamo Best che opta appunto per la verticalità. Se la gioca My8 qua su scale gialle, pronto ad accogliere a braccia aperte Buck. Ha qualche problemino da Skylight. Si fa sorprendere da Best. 3v4, 3v3, attenzione, Section subito refrag, ancora Termite, plant attivo, signori. Shadow Desk si difende. Section conferma, attenzione, C4! Hydra, piegati. Devono andare difficilissima. Si giocano la vittoria.
E qua esce, attenzione, non se lo aspettava. Andando sul plant e vincono! Bellissima, IGP. Bellissima. Bellissima vittoria degli IGP. Davvero bellissima. Mi è piaciuta tantissimo questo attacco, è stato veramente meraviglioso.